Abbiamo visto quindi che utilizzando la stessa sequenza di blocchi siamo riusciti a costruire prima un quadrato e poi un triangolo. Ora realizzeremo un nostro blocco riutilizzando questi blocchi con la ripetizione fai 100 passi, ruota e attendi. Realizzeremo un nostro blocco, quindi sostanzialmente una nostra procedura che utilizzeremo di volta in volta per disegnare figure geometriche passando i parametri che ci interessano. In questo caso utilizzeremo solo il parametro della ripetizione e della rotazione in gradi. Vediamo come fare. Allora andiamo in altri blocchi, crea un blocco, lo chiamiamo figura e da qui sotto dove c'è opzioni scegliamo aggiungi un parametro numerico. Clicchiamo. Il primo parametro che andremo a passare sarà il numero dei lati, quindi le ripetizioni. Dopodiché aggiungiamo un secondo parametro che sarà l'angolo. A questo punto diamo ok. Avremmo potuto dare anche un terzo parametro che era la lunghezza del lato, ma lo faremo in un secondo momento perché intanto proviamo con questi due parametri. Allora, sotto vediamo che facendo crea blocco ci è stato creato un nuovo blocco che si chiama appunto figura con la possibilità di inserire due parametri, 1 e 1. A questo punto cosa facciamo? Prendiamo la parte che vogliamo utilizzare nel nostro blocco figura ed è esattamente questa che è quella che ci disegna la figura. Al posto del ripeti tre volte prenderemo il parametro lati e al posto di ruota di 120 mettiamo angolo. Benissimo. A questo punto prendiamo la nostra figura, il blocco figura, riportiamo su penna, molta penna su in modo tale da utilizzarlo in fase finale. E quindi diciamo, proviamo a ricostruire il quadrato come prima, gli diciamo figura 4, angolo 90. La riproviamo. E abbiamo il nostro quadrato. Riproviamo a fare il triangolo. 3, angolo supplementare abbiamo detto 120. Proviamo. E abbiamo il nostro triangolo. Facciamo una piccola modifica adesso e proviamo a fargli disegnare ad esempio un esagono. Non possiamo tenere i 200 perché uscirebbe dallo stage e quindi la figura risulterebbe aperta o comunque non ci sta. Allora andiamo a modificare la procedura figura, il blocco figura. Facciamo tasto destro, modifica. E andiamo ad aggiungere un terzo parametro. Cancelliamo questo che non ci serve. E gli diciamo lunghezza. A questo punto diamo ok. Spostiamo per vedere meglio. Prendiamo lunghezza e la mettiamo al posto di passi. Perfetto. A questo punto spostiamo un po' il gatto più in basso. Gli diciamo 6, l'angolo supplementare sarà 60 e la lunghezza gli diciamo 75. Vediamo se ci stiamo dentro. Proviamo. Sì, abbondantemente direi. Ok, proviamo a farlo un po' più grande. A questo punto possiamo dirgli anche 100 tranquillamente. Vedete che abbiamo il nostro esagono.